Qui a Macfrut 2019 presentiamo il melone corallo con cui abbiamo vinto il Macfrut Innovation Award. Questo melone ha la particolarità di essere esternamente perfettamente simile a un normale piel de sapo, ma internamente ha una pasta molto, molto simile al retato, con un gusto che è un'unione dei due, quindi del melone pasta bianca e il melone retato italiano classico. Un'altra qualità che ha questo melone è quella di avere una shelf life più lunga di quella del classico retato e molto vicina a quella di un normale piel de sapo, quindi si parla anche di 20 giorni tranquillamente. Il grado zuccherino è molto molto elevato, si parla di punte di 14, 16, 17 gradi Brix, il che lo rende veramente un prodotto eccezionale, molto particolare e che secondo noi potrà essere la chiave di volta per quest'estate. Una delle altre nostre novità in tema di packaging per l'Anguria Eleonora, la nostra senza semi medium buccia nera, è questa della rete con maniglia per agevolare, diciamo, il trasporto dal supermercato a casa. Verrà proposta come vendita a pezzo, ancora di più per semplificare l'acquisto e la vendita del prodotto. Questa anguria ha la caratteristica di essere una medium 4-6 kg senza semi, molto molto croccante e con un grado Brix molto elevato, si parla di 12-13 gradi percentuali. Partiamo dai primi di luglio fino, diciamo, a metà settembre abbiamo, diciamo, l'apice della produzione. I nostri prodotti si trovano principalmente nelle catene di grande distribuzione organizzata, tra cui serviamo le Coop nel nord Italia, la Conad per quanto riguarda l'area del Tirreno e poi ovviamente delle distribuzioni regionali come la Sogegros, la Tigros, la Dimar e ovviamente anche il centro Italia con la Gross nella zona di Roma. Più ovviamente tutta la Sardegna, su cui ovviamente siamo presenti praticamente in ogni punto vendita. Come export siamo presenti in Olanda nella catena Albert Heijn e in Inghilterra nella catena Costco, mentre nei paesi del Baltico siamo presenti su Maxima. Attualmente stiamo cercando di sviluppare i rapporti anche su Germania, sud della Francia e Irlanda, dove i nostri prodotti sembrano avere un particolare appeal.